Siamo on the road. Il paesaggio di Fuerteventura cambia continuamente. Basta spostarsi di pochi chilometri e cambiano i colori. Questo è uno degli scorci che amiamo di più di tutta l'isola. È la strada principale che porta alle spiagge più belle dal nostro punto di vista, le spiagge del sud. Malnombre, El Salmo, per citarne alcune, fino a Morro Able. Ci fermiamo proprio all'inizio di Morro Able, in un centro commerciale che per noi è molto particolare. Abbiamo fatto alcuni anni fa delle foto fantastiche con delle statue presenti qui. Guardate, questa del toro per me è una cosa meravigliosa. Lella gironzola tra i negozi alla ricerca di chissà cosa. Seguiamola. Ciao granellini, siamo a Morro Able e adesso vi portiamo con noi un giorno in spiaggia. Stiamo facendo prima un giretto per il centro commerciale. Sì, e abbiamo visto che alcuni negozi hanno riaperto, siamo molto felici di questo. E niente, adesso ci dirigiamo con una bella passeggiata fino a un pezzettino di spiaggia che non vi abbiamo fatto vedere nel video che abbiamo già girato qua. Per chi non l'avesse visto, abbiamo già fatto un video a Morro Able. E precisamente al faro e Beach Bar El Faro. Era un giorno in cui c'erano tante nuvole scure, però comunque se volete lo trovate sul canale. Oggi è tutt'altro clima, quindi seguiteci e speriamo che vi piacerà. Ci accompagna nella passeggiata questo murales, fauna del Veril de Handia, creato nel 2019 da Dailos Panigua. Ci fa vedere appunto quello che si può vedere sul fondale davanti al faro di Handia, per chi fa immersioni ovviamente.
Come già vi abbiamo fatto vedere nel video precedente, non mancano i punti per fare bird watching. Guardate qui quante specie popolano quest'area protetta, a cui si accede solo tramite determinate passerelle. In questa lunga passeggiata ci stiamo dirigendo alla Playa del Matorral, una spiaggia molto molto lunga e decisamente attrezzata. Due lettini e un ombrellone, 13,50 €, di contro ai 9 € che costa la grande playa, ma vi assicuro che li vale tutti e siamo comunque sempre in prima fila. Passion Pirata è uno degli splendidi Chiringuito che si trovano a pochi metri dal mare. È veramente una goduria. Dal punto di vista strutturale, dal nord al sud sono praticamente tutti uguali, ma dal punto di vista alimentare ci possono essere grandi differenze tra un Chiringuito e l'altro. Dobbiamo dire che qui si mangia molto bene. Peccata! Oggi dal punto di vista alimentare faremo comunque le brave. L'unica cosa che mi sono concessa è una piccola porzione di patatine che comunque dividerò con Maria Grazia. E del petto di pollo alla piastra, un po' di verdurine, sì, una bibita. E Grazia ha preso una seppia gigante con altre verdurine. Qui facciamo sempre sull'isola il pieno di grosse scorpacciate di pesce che ormai adoriamo. Quello che adoro di questa spiaggia sono i colori e la vastità e il fatto che, nonostante ci siano tante persone, sembra sempre di essere da soli. Cosa si fa in spiaggia? Si prende il sole, si fanno i bagni, si gioca con le onde e si costruiscono dei bellissimi castelli di sabbia. Guardate! Anche oggi abbiamo terminato questo video, speriamo vi sia piaciuto. A noi è piaciuto tantissimo girarlo e ci è piaciuto tantissimo vivere questa bellissima giornata. Vi lasciamo al rumore del mare. Ciao granellini! Ciao!